faccio in trasferta per lo spesso artiglio di mister Graziani, che sbanca via della Pisana, andando ad aprire sempre di più la crisi in casa Orbetevere. Partita veloce e vibrante che si infiamma dopo soli 3 minuti. Punizione in zona ambitante per Oderisio, che cerca direttamente la porta, sorprendendo così Rosati, che vede la sfera infilarsi in rete per il vantaggio giallo-nero. Lo Spes cerca di reagire al decimo, Marsala se ne va sulla destra e cerca di diagonale, ma non chiude troppo il tiro e il pallone finisce sul fondo. Al 14° calcio piazzato per i nerazzurri dalla sinistra. Izzocchi prova la gira dal volo, ma la deviazione mette in angolo e diventa il pericolo. La pericolosità dei padroni di casa viene ancora da calcio piazzato, ancora una volta con Oderisio, che al 21° cerca ancora di beffare Rosati, questa volta attento e pronto a bloccare il pallone in presa sicura. Due giri di lancette più tardi, la battuta viene invece affidata al piede di Meggiolini. Questa volta Rosati sarebbe battuto, ma il pallone picchia la traversa, strozzando le sultanze in gol ai ragazzi di Calcagni. La chance sprecata costa gare giallo-neri. Minuto 26, la ripartenza nell'azzurro è bruciante e porta Marsala davanti a sottoriva. Il destro del numero 7 questa volta è preciso, il pallone in rete, il punteggio che torna in parità. Ripresa che inizia subito con il vantaggio Ospo, appena 5 minuti il lancio per Pirassi e col contagiri. L'attaccante di mister Graziani deve solo controllare col destro lobba sottoriva in uscita, facendo prendere la bilancia dalla parte dello Spes Artiglio. Il 2-1 rischia di far crollare un Orbetevere che al settimo va vicino al definitivo crack, quando Piras si trova ancora una volta davanti a sottoriva, ma questa volta l'estremo difensore è impeccabile e deve a due piedi. Al quarto d'ora, altra occasione targata Spes, pallone da sinistra per Bizzocchi che non aspetta che la sfera si abbassi completamente e calcia alto sopra la traversa. L'Orbetevere prova a riaffacciarsi dalle parti di Rosati soltanto al 26°. Calista è bravo ad andarsene sulla sinistra e mette in mezzo un assist d'oro sul quale la Rosa arriva con quell'istante di ritardo che costa il gol del pari. Finisce con la legittima esultanza di uno Spes Artiglio capace di reagire all'iniziale svantaggio e ribaltare il punteggio mostrando colpi e numeri interessanti. Male invece l'Orbetevere che non sfada il tabù di via della Pisana, dove ora si deve correre ai pari.